Otakubamba, gente, Otakubamba, siamo ritornati con una nuova recensione. In questa recensione tratteremo della prima serie TV che recensiamo all'interno di Le critiche di Tommy, ovvero questa qui, Jericho. Tanto bello pompato questo cofanetto, devo dire. Prima che sopraggiungano altri tipi di calamità, come al solito, vi raccontiamo in breve cosa parla Jericho. Jericho è una serie TV post-apocalittica, iniziata nel 2006 e finita nel 2008, prodotta dalla Junction Entertainment e dalla CBS Television Studios e distribuita dalla Paramount Television. Questa serie ha avuto una storia travagliata da un punto di vista di produzione, ma ha guadagnato una bella fetta di pubblico anche dopo tanti anni dalla sua sfortunata cancellazione, di cui parleremo a breve. È la mia, tanto qui lo metto di nuovo davanti, è la mia serie TV preferita ed è poi continuata tramite alcuni altri fumetti che ve ne parlerò a fine recensione. Come al solito recensiamo per prevenire qualche calamità, ma tanto controllo anche il telefono perché non è ancora arrivato niente. Sembra un altro messaggio. Guarda questo video. Oh mio Dio. Cavolo. Ancora non riesco a crederci. C'è un gruppo terroristico che ha preso possesso della Casa Bianca. La Casa Bianca è sotto attacco e c'è il presidente Kane che insieme alla famiglia è preso in ostaggio. Non hanno ancora rivendicato nulla sull'attacco e... Boh. Mi sta scrivendo il telefono. Beh, l'avevo messo silenzioso. Generale Anderson. Pronto? Generale, lei? Perché ha la voce invecchiata, scusi? No, è impossibile, signore. L'ho appena... Anzi, signore. A parte che è quasi il mio coetaneo, con tutto il suo tutto il rispetto. E se questo è un video di fake o un audio di fake... È uno scherzo di pessimo gusto in questo momento. 15 anni del futuro. Signore, non esistono i viaggi nel tempo. Parole povere, che cosa è successo? È il generale Anderson, è un mio amico, il comune di Sam, che... Lui in realtà non è il generale che conosco io, ma proviene dal futuro, da 14 anni rispetto a noi, quindi dal 2036. Mi ha specificato che nel futuro il mondo non è così bello rose e fiori. In parole povere, quest'anno, entro metà di quest'anno, una calamità che io non riuscirò a fermare. Distruggerà la terra con l'aiuto della Matarael, una divisione paramilitare di Nabucco, tramite una macchina temporale ha viaggiato dal futuro fino a noi per fermarmi, perché credono che, visto che tutti i dati sono andati perduti nel futuro a causa della grande catastrofe, vogliono fermare me perché pensino che sia io la causa. Anche se in realtà, come piano parlandone brevemente, i viaggi nel tempo non funzionano in questo modo, visto che se cambi qualcosa adesso non potrai cambiare in futuro, ma al massimo creare una linea alternativa. Però sono loro che tengono sotto scacco la Casa Bianca. Devo fare immediatamente qualcosa per convincere che si sbagliano, se no
la situazione peggiorerà. Detto questo, incominciamo appunto con la recensione. Sì, un po' nel panico, ma ci confideremo. Jericho è divisa in due stagioni. La prima di 22 episodi e la seconda di 7. La serie in parole povere racconta che, a causa di una serie di esplosioni nucleari, gli Stati Uniti d'America vengono completamente assediati. Il tutto è raccontato tramite la prospettiva dei sopravvissuti della piccola cittadina di Jericho, nel Kansas, dove racconta questo manipolo di sopravvissuti che dovranno vedersela con un personaggio misterioso che potrebbe essere la chiave per far finire questa seconda guerra civile americana. Sì, avete sentito bene. Visto che la serie ha un bel po' di personaggi e un po' di storie, tratterò solo dei due personaggi principali. Sì, lo so, è strano, ma è già abbastanza. E cominciamo con il protagonista, ovvero Jake Green, interpretato dall'attore Skip Ulrich, che negli ultimi anni ha interpretato il padre di Jughead nella serie TV Riverdale. Quindi, più o meno lo conosciamo. L'unico personaggio è stato un ex militare, mercenario, e ha anche fatto delle cose non poco raccomandabili. Lui ritorna poco prima dell'attacco lì nella città natale dove è nato e cresciuto, ovvero Jericho, per incontrare la sua famiglia, per incontrare il fratello, i suoi genitori, e nel mentre comparirà anche la sua ex compagna di turno di viaggio. Che succede? Quando la situazione comincerà ad andare nella malora, allora comincerà pian piano a redimersi per tutte le cose che ha fatto durante il periodo in cui era poco raccomandabile, e riuscirà comunque ad aiutare il manipolo della cittadinanza di Jericho a proteggersi a vicenda anche dagli attacchi da vandalismo, dalle catastrofi che vengono dopo ovviamente l'esplosione nucleare e molte altre cose che potete seguire nel film e la serie, scusate. Quel personaggio mi è piaciuto molto, sembra all'inizio una sorta di anti-eroe, ma è bello vedere come lo sviluppo in modo che sembra una persona che forse è meglio non fidarsi, ma pian piano ci farete l'abitudine. E poi come secondo personaggio abbiamo invece Robert Hawkins, interpretato da Lenny James. Allora, tra l'altro, una piccola curiosità, il personaggio principale di Cloverfield ha lo stesso nome e cognome, ovvero Robert Hawkins. Ovviamente sarà una citazione volontaria alla serie Jericho, che tra l'altro è sempre di proprietà della Paramount e quindi. Comunque, Robert Hawkins è questo personaggio misterioso che poco prima dell'attacco, casualmente, porta la sua famiglia all'interno di Jericho con qualcosa di misterioso. C'è molto allure di mistero intorno a questo personaggio. In parole povere, ha qualcosa che è il fulcro di tutta questa guerra, e lui in sostanza nel corso della serie vedete che farà un po' il suo gioco, un po' aiuta, molto aiuta, e a volte avrà anche sensazioni di attrito nei confronti del protagonista, ma altre volte un aiuto principale per scoprire la verità su questa misteriosa guerra. Quindi è questo. Non c'è un villain o un cattivo, un antagonista principale all'interno di Jericho, ma dico solo che è una sorta di organizzazione con un paio di tizi molto brutti e cattivi che cambieranno per sempre la storia come noi la conosciamo. L'analisi della serie. Allora, per farvi veramente pochissimi spoiler su questa serie, che ve lo dico in anticipo, potete trovarla, ahimè, non in streaming, ma 2 anni fa è stata messa in commercio con un nuovo cofanetto DVD, ovvero quello che vi ho fatto vedere, quindi vi consiglio di comprarlo via appunto Amazon o altri servizi correlati per gustarlo appieno. In parole povere, c'è questa organizzazione che vuole ricostruire gli Stati Uniti d'America per renderli, diciamo, padroni nel mondo, riconformare il sistema, abbattere il governo,
sbattere il sistema e creare una vera e propria sistema utopistico. Ho detto sistema già quattro volte, andavo bene. E per controllare tutto e tutti. Questo piano l'avevo anticipato già da molto 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 tempo prima che venissero tutti questi eventi, e c'è un'altra organizzazione che deve impedire tutto questo, ma nel farlo farà un casino. Devo dire che nel contesto è veramente fatto bene e anche inquietante per la loro precisione maniacale, ma non credo che il piano per riuscire a rifare gli Stati Uniti in modo che governi il mondo tramite un attacco nucleare, non credo che sia una buona idea se vuoi conquistare un paese di cui tre quarti di questi è distrutto dal nucleare. Ottimo. Comunque, e poi per quanto riguarda i personaggi, nel corso degli episodi vi stupirete molto con i personaggi. Non peraltro all'interno delle descrizioni del cofanetto ci sarà scritto: è pieno di colpi di scena. E non è tanto per dire, è per davvero. E risulteranno molto interessanti. Tuttavia ci sono certi personaggi, come poi scoprirete nel corso della serie, che rimarrete male sul fatto di come vengono trattati e di quali azioni gli vengono fatti fare. Per il resto è molto ben strutturato. A causa di problemi di ascolti, anche per problemi produttivi, la serie fu cancellata a sorpresa la seconda stagione, e molti fan, ma anche molta gente che ha seguito la serie negli Stati Uniti, ci rimase molto male, e quindi ci fu addirittura un'intera campagna promozionale per salvare la serie. Tant'è vero che sì, è successo, ma attraverso due albi fumettistici chiamate Season 3 e Season 4, se non erro, e dovrebbe uscire l'ultima, che sarà la Season 5, che dovrebbe arrivare a breve, non si sa ancora quando. E niente, prosegue semplicemente gli eventi esattamente nel clima della serie, e lo fanno piuttosto bene. Peccato che se fosse stato però tramite live action sarebbe stato anche meglio, ma ahimè, fortunatamente non è successo. Quindi niente, questa è quello che volevo dire appunto su Jericho. È una serie che vi consiglio molto, e sfortunatamente per riuscire a continuare gli eventi della serie vi consiglio appunto quei due albi fumettistici che potete trovare solamente in inglese. Comunque Sam mi ha fatto un aggiornamento e la Matarrel del futuro si è convinta che io ho detto la verità, quindi hanno comunque il loro dispositivo di spostamento temporale, possono ritornare nella loro linea, ma terranno sempre d'occhio cosa succederà nella nostra linea temporale. E il presidente, la sua famiglia e molta altra gente è in salvo, per fortuna. Certo, a discapito dei gravi danni che ha subito la Casa Bianca. Oh merda! Oh merda! Ma che diavolo! Cavolo, blackout! Dov'è la luce? Che cavolo è successo? Sam mi ha mandato un messaggio. Tom, vienimi subito incontro presso la catena montuosa di un amico. Devi vedere. Ok, meglio che chiuda il video in questo momento.